sono 146 scuole rappresentate, 300 studenti, 150 professori, molti altri accompagnatori, siamo più di 500, siamo anche 40 ragazzi e ragazzi di Potenza che saluto, con i quali facciamo spesso i viaggi ormai da alcuni anni. Ringraziare ed abbracciare due persone che sono qui con noi, che ci accompagneranno, che sono qui per voi, che sono tornati e tornano spesso insieme a noi in queste occasioni e che fanno sempre di questi viaggi un'occasione unica, che sono i due testimoni che ci accompagnano e che abbraccio per tutti. Sami Modigliano, grazie di essere qua con noi. Grazie tantissimo, un abbraccio anche a te, a Fabiana Bucci, che anche questa volta è stata con noi. E adesso incominceremo il nostro percorso. Questo luogo, che era un luogo desolante, desolato, fino al 97, quando esce e girano, prima girano e poi esce il film di Spielberg. Qui non c'era il nulla, era una zona di ubriaconi totali, pericolosissima, la polizia ti mandava via. Abbiamo attraversato una barriera naturale, cioè un fiume, e non è un caso che questo quartiere sia stato scelto dai nazisti per fare il ghetto anche per questa ragione, c'è una barriera naturale che è un fiume. C'è un'altra barriera naturale che vedremo tra poco, che è una roccia che cade a strapiombo, che adesso non si vede, ma che c'è, vedremo tra poco. Ma soprattutto c'è una terza ragione, che è la prima ragione vera, è che avete visto che là dove eravamo non c'era nessun nodo ferroviario, nessuna rete ferroviaria, non c'era nulla, c'erano solo dei binari del tram. E i nazisti, quando hanno deciso di ghettizzare tutta la popolazione ebraica polacca, hanno deciso di farlo in luoghi all'interno delle città vicini ad un nodo ferroviario. Allora, il ghetto era qui sotto. Questo è l'inizio del ghetto, vedete che inizia in un posto molto piccolo, una specie di lingua finale, poi si allarga.